amici di Ricca, questo video è sponsorizzato da Podun Store, il meglio sito per comprare codici online, è sicuro e veloce, con il codice Ricca Bronze avete uno sconto duro, provato anche dal Gabibo, Bibo, sì, mi piace anche il pom pom pom. Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricca e oggi siamo qua con Gudravu Astro. Siamo con il Pokémon più triste di questa espansione, signori, con quel faccino pendente, Gudra di Isui, forse Isui che lo maltratta. Comunque, 270 punti vita, tipo drago, mazzo molto interessante, era anche nella top che avevamo messo, era anche nella nostra top delle carte, con tre energie, acqua, ferrugginosa e normale. Fa 200 danni. Ora, durante il prossimo turno del mio avversario subiremo 80 danni in meno dagli attacchi. Quindi se mi fanno 280 di giratina a me non mi fa KO, perché mi farebbe solo 200. Signori, questo vuol dire che io non vado KO, tanta roba. Inoltre faccio 200, che come attacco non è scarso, e ha un attacco, un'abilità Vuastro. Durante il tuo turno puoi curare questo Pokémon da tutti i danni, è fortissima. Ora io non mi è mai riuscito a fare l'attacco Astro Umidità. Questo perché? Perché viene giocato con Arceus Vuastro. Anche lì si fa 200, si mette 3 energie, così gli mettiamo 3 energie diverse, visto che gioca l'acqua, l'acciaio. E di solito ho sempre usato l'abilità Astronascita per caricare Arceus di T2 e attaccare subito. Però nel caso dovesse capitare, con Gudra questa abilità è straforte. Non è un mazzo molto complesso, molto basilare. Abbiamo il Drapion V per andare a, come ho detto sempre, la win condition contro Mew, perché ci riduce gli attacchi di uno per ogni Pokémon colpo fusione, singolo, rapido, eccetera, in gioco. Quindi attaccherebbe gratis e fa 190 per 2. E fin qua il comparto Pokémon ci siamo. Poi abbiamo un paio di iperpozioni, perché comunque io quello che voglio fare è resistere con Gudra. Se mi fanno, per dire, 200... io poi mi posso curare di 120 scartando due energie. Quindi anche qua bisogna magari ogni turno dare qualche energia in più su Gudra per eventualmente curarlo, oppure fare l'iperpozione, uno switch o una fune di fuga, qualcosa, mettere di nuovo Arceus e fare 200 e ricaricarlo. Oppure c'ho un ghiacciolino della fortuna, proprio per dire stiamo calmi. E ovviamente non può mancare la caverna dei cristalli, perché essendo un Pokémon di tipo drago posso curarlo di 30 danni ogni turno. Poi abbiamo l'amuleto al glande, che gli dà 30 punti vita in più. Il parasole, che fin tanto che è in posizione attiva prevengo tutti gli effetti degli attacchi inflitti ai tuoi Pokémon dai Pokémon del mio avversario, quindi attenzione. Melania, Mary, Boss per forza, ricerca accademica e un Savory. Savory, visto che tanti giocano anche Lost Box, può dar fastidio. Mazzi dove, come può essere anche un buon, cioè la buona, cioè quasi tutto il meta gioca panca piena. Quindi noi gli si va quantomeno a dar fastidio. Questo è il mazzo, molto semplice, vi consiglio di provarlo. Andiamo a vedere come se la cava Gudra V-Star. Ovviamente la lista è in descrizione, seguitemi su Instagram e lasciate un mi piace all'ultima foto che vedete. Detto questo, vamos! Primo avversario, siamo contro Kibo, detto anche Kimbo. Abbiamo perso il lancio e vediamo un po' se ci fa iniziare per primo o per secondo del turno del nostro avversario, con quelle sue sleeve molto indiane, non so, mi ricordano molto l'India. Allora, abbiamo una mano che non è male, Gudra, Arceus, le doppie energie, ci manca una doppia. Abbiamo volendo il Pokégear che ci potrebbe salvare, lui gioca Dragapulta, ok. Abbiamo anche il Parasole che ci va a proteggere in maniera considerevole.
in questo matchup ci potrebbe stare. Energia orrore. E purtroppo non posso fare ricerca accademica con una mano del genere, perché io gioco 2-2 di Gudra. Non so se l'altro è nei premi. Non mi merita, tanto vale aspettare un turno, visto che comunque Dragapult non è pericoloso. Io gli do il parasole, l'energia davanti. A questo punto posso fare boss su quello dietro. Glielo mettiamo così, gli mettiamo Soble, passiamo. Tanto anche quell'altro, se non sbaglio, ritira uno. Quindi gli mettiamo Soble davanti. Ed è costretto a dare l'energia e ritirare. Quindi ha tre carte in mano. Vediamo un po'. Cristallo di bruma. Gioca anche il Soble sbagliato. Energia. Quindi ritira e ci fa... cos'è? 60? Non me lo ricordo. Trita tutto. 60 danni. Che è comunque meglio di 130. La nostra tattica ha funto, ha funto. Allora, qui mi tocca buttare via doppia energia acciaio. Questa cosa mi turba. E mettiamo il Vuastro. È forte anche Drapion, visto che lui c'ha la debolezza, eh. Faccio prima ricerca accademica, così se mi escono le carte che voglio evito di prenderle con Arceus. Non è uscito assolutamente niente di quello che volevo. Quindi, dove sta? Dove sta? Ci prendiamo l'energia turbo doppia. Un ghiacciolo fortunello, visto che comunque c'ha solo 60. Possiamo vedere se... sì, magari un altro faccelo così per Gustavo. Va bene, sono contento, lui è molto stupito. E gli si fa 180, visto che poi comunque ci andiamo ad infliggere i danni dell'orrore. È bene... che regga così. Dopo si può anche mettere Gudra Maludra. E vediamo. Lui c'ha due carte in mano. O o tenta la sorte. Infatti è molto arrabbiato. Altro Soble. Trita tutto. Ci trita. Come il trito di carne. E a questo punto io fo per dire. Potrei anche quasi attaccare, eh? Si fa un altro 3-66-60. Non assegno niente perché non mi spaventa il suo attacco da 130, visto che mi parerei di 80. E abbiamo una bellissima caverna di Christion. Bene, bene signor Kimbo. E ora? Secondo me è quitta ora. L'abilità, cioè ci ha levato l'abilità che non serve e è quitta. Olè, olè, vai Gudra. Second adversary of today, Mattis, Mattice e Mastice. Abbiamo perso il lancio della moneta, decide il nostro amico ed è il mio turno. Ok, vuole iniziare per secondo e non so, non penso sia Mew, però chi lo sa, magari un Mew Vmaxo. Noi partiamo di Gudra, che non è la meglio partenza, però abbiamo Velox e Fune di Fuga e gioca Lost Box. Velox su Iperpozione, ci mettiamo Arceus, beh potrebbe essere anche Giratina Vuastro, o Lost Box. Si fa doppia dietro, la fughiamo, ci mettiamo Cramorant e finiamo il turno. Allora, se lui... non riesce, ma penso di sì, perché giocherà 10.000 switch, eh? Gioca switch, retini, fune di fuga. Una quantità che per davvero gioca solo quelli. Col Green Pass vediamo un po' che cosa si va a mettere in de panca. Ok. Poche stop, giustamente. Fune di fuga. E poche Gennaro. Vediamo un po' se troverà Lisandro lì, come si chiama, Chromio. Invece no, trova una Mary. Che, se me la fa, non mi dispiace. Carretto di scambio, ottimo. Quindi gioca anche il carretto. Fiorescenza, olè. Butta un carretto. Quindi avrà trovato un altro, tipo un retino sicuro. Oppure Chromio. Retino. Signori, che volete dico fare? Altro Confi. Olè. Scarta un altro carretto, incredibile. Doppio carretto, forse ha trovato sempre il retino.
trovato forse due volte la stessa cosa? Maestoso. Comfy again. Ole. Ok, super V-Pass. Che comunque, volendo, poteva anche usare ancora per prendersi un altro comfy. Fune della figa. Ci mette Gudra davanti e non so che cosa fare adesso. Come mi difendo? Cioè lui ha già 4 carte. Ha già 4, 5, 6 carte nell'area perduta. Ci rendiamo conto che ha fatto un primo turno che per davvero io, persona normale, non avendo fortuna, ci metto 3 turni. 3 turni, lui è arrivato lì bello bello fresco. Un'altra fune, signori, un'altra fune. Cioè lui in un turno ha scartato 10 carte. Cristallo di bruma. Beh, ci fa 110 e non è indifferente. Devo sculare, che sennò mi tocca fare un'iperpozione a secco. Ma non lo so. Abbiamo anche il Poké Gear, la sua stadio. Quindi spero magari di trovare una ultra col qualcosa. Energia, l'energia c'è, potrei anche fare KO, ma mi rifà KO di ritorno. Dai così. Perfetto. La sculiamo. La basculiamo. E questo lo evolviamo. Faccio Ultra Ball. Si butta via l'energia e la Melania. Se era un'energia acqua mi potevo anche tenere la Melania, però purtroppo è Andalusia così. Se io riesco ad attaccare di Gudra, lui con Cramorant mi fa praticamente niente. Quindi lui lo mettiamo, lui lo anestetizziamo, così con 110 non mi fa KO Arceus. Ci prendream. Mi serve un'energia. Prendiamo quell'acciaio perché ce n'è di più. E una Mary, visto che ha una quantità di carte abnorme. Vai Mary. Meriamle. Oh, Poké Gear, not bad. Oh, cuoricino rotto. Finalmente ho fatto una Mary che ha funto. Pam nel viso. Venimela a dire ora, Cramorano. E ti sputo io. Vieni, vieni, vai Gudra. Uno. Dos. E tre. Vai così, Beppe, vai. Un'altra doppia. La doppia è ottima anche da dare su Gudra per fare poi l'iperpozione, eh? Quindi non per forza va data su Arceus, ma all'evenienza si può dare la doppia su Gudra. Sicura, gli si leva. Così poi si può riattaccare e fare il 200. Scarta l'energia. Scarta 3 e prende Poké Gear. A volte è molto rischioso il Poké Stop, eh? Ho visto che prima aveva Sablai e Bossaro. Spero di trovare la mia stadio. Aspiratore perduto. Quindi si va a levare la sua stadio. Ok. Bisogna stare anche attenti perché non lo so se gioca Giratina. Anche se non ce l'ha fatto vedere. Non vorrei che uscisse all'improvviso. Però deve comunque evolverlo. Confei. È ancora lì che gira. Cioè, dopo 10 carte, anche basta, cosa ti manca? Cioè, se non riesci a trovare le carte che hai avuto finora, cioè hai girato tutto il mazzo. Ritira, mette Cramorant. 110, vediamo un po'. Sofora. Si riprende sicuramente le energie. All'unico Cramorant, cosa gioca per attaccare solo di Cramorant? Due energie. Ok. Candido sputo. 110 e ancora si regge. Visto che ancora si regge, io farei un bel Poké Gear. Bossaro, molto bello. Bello bello. E vorrei provare a fare doppia davanti. Ritiro. Metto Gudra. Scartiamo la doppia che abbiamo messo. Bossaro su Confi, perché io non voglio che questo tizio peschi. Se lui gli evito di pescare, va bene. Lui con Cramorant adesso mi fa 110-80, pochi danni.
Quindi non mi fa paura. Mi fa paura solo che può farmi KO su Arceus. Ma sti cazzi. Ma sti cazzi. Dopo gli rifaccio boss su Confi e va bene. Tanto a me fargli fuori uno o l'altro mi interessa, il giusto è che questo boss me lo vorrei tenere, esatto, fune di fuga, me lo vorrei tenere per un'eventuale sua messa in panca di qualche Pokémon grosso, così faccio subito boss diretto e 200. Allora, ci possiamo permettere di fare una Velox su Arceus e quasi quasi benciare un altro Gudra e caricarne un altro. Tanto insomma lui c'ha 4 premi da fare e possiamo piano piano caricarlo. Facciamo così. Teniamocelo. Ferro rotondante 200 e ne... no, scambio. Se c'è un'energia ancora meglio. Quello switch però può essere interessante nel caso mi volesse fare un boss. A questo punto ce la godiamo. Ce la godiamo. C'ho la doppia, insomma qualcosa si può fare. Confia ancora. Butta il corno. E il corno anche è pericoloso, che se mi rimette Arceus V. Bossaro. Guardalo lì. Madonna ragazzi. Carrello. Un carrello della space. Eccolo lì. Sputami nel viso se hai il coraggio. Sputami. Sputami Cramorant. Sputami che ti tiro un ferro nei denti. Che non hai. Allora, Pokégear. Mary. Mary può essere divertevole. Faccio Evo di Roma. Gli diamo un po' più di vita a Gudra, perché sennò mi defunge dopo. Olè. Se trovassi quella stadio di M, ce n'ho 3, non l'ho neanche vista. Facciamo Mary. Dammi la stadio, baby. No. Ma where is my stadium? Ce n'è 3. Vabbè. Ferro rotolante. 200. E anche questo Cramorant si è elevato. L'energia acqua fortissima. Fortissima. Corno echeggiante, eccolo lì il bastardone, guardalo, guardalo come mette Arceus. Sablai, vediamo se dà energia switch. Vediamo un po', ha scartato il green pass. Attenzione, Charizard luciente. Charizard dà dei bei schiaffi. E... Petra. Attenzione, mi fa rimanere con 2 carte in mano. Però ho tutti aiuti nel mazzo, quindi in teoria non dovrei avere molta paura. E invece ce l'ho. Sbocco degli amici. Vediamo un po' che cosa si riprende. Magari boss. Esperimento di acromio e boss. L'esperimento di acromio non lo vedo molto così. Però scarta 3. Magari si è riscartato le 2 carte, non ho visto, intanto una Mary è andata. Ha quasi finito il mazzo. Un altro Sablai. Zigzagoon, ok. È il nostro turno. Allora, questo lo evolviamo così ha più vita. Pokégear. Perfetto, l'iperpozione. E possiamo anche usarla sul Gudra dietro e scartare la doppia. Pam, bada la gaudenza. Io non ho visto la mia stadio. Non ho visto la mia stadio. Potevo curarmi di 30 e non l'ho vista. Incredibile. Incredibile. Faccio così perché almeno mi rimetto le 2 acciaio. Posso intanto attaccare. Non si sa mai che cosa succeda. Lui fa, non mi ricordo quanto fa Charizard, ma fa molto male. E io fortunatamente si fa 250. Ma mi paro di 80. Mi paro di 80. Esperimento di acromio. Io penso che lui nell'area perduta abbia minimo 20 carte. Penso, Combusti bomba 170. Questa partita termina qui. Senza stadi, senza curarsi. E signori, olè. Ultimo avversario, Arturo. Ce l'ho. Non si sa, non si sa.
Vecchia battuta, ma sempre evergreen. Allora, abbiamo perso il lancio della moneta. E il turno del mio avversario. E perché non esce mai Arceus? Buh. Vabbè, partiamo di Gudra. Sperando di top deckare quantomeno un'energia. E lui gioca Mew Vmax. Quindi vediamo se riusciamo a mettere in pratica quello che è Drapion. Vediamo. Non sarebbe male. Allora, energia doppia. Cramobot. Perché già ora io potrei fare un attacco con un'energia. Ma anche Sevori è forte. Vorrei evitare di fare Sevori. Però buttiamo via il Parasol. Ci prendiamo Arceus un pochino più safe. E Drapion ce lo teniamo per quando cala il Vmax, perché è inutile farglielo vedere così. Ricerca accademica, ricerca accademica. Facciamo Ultra Ball 1-2, perché ho visto c'era l'amo. E facciamoglielo vedere subito. Facciamo così, glielo facciamo vedere subito. Ma non lo metto, cioè lo lasciamo lì, perché se sculiamo... No, non sculiamo. Non sculiamo, dovevamo trovare uno switch e potevo fare 190. A questo punto mettiamo doppia di qua e finiamo. Non dovrebbe essere un matchup troppo complicato, anche nel caso non dovessi attaccare di Drapion. Drapion è un aiuto. Gudra comunque mi fa 200 KO su Genesect. E posso benissimo attaccare Mew perché mi paro di 80. Ho le cure, ho la caverna. È un matchup che ce la giochiamo. Sgangobot. Croce, perfetto. Ultra Ball si andrà a prendere un altro Genesect. Io devo solo trovare uno switch, una fune, un cazza fa. Ok, pesca 4, compressa del fallo. È bene che le usi tutte adesso, perché così dopo... Ok, perfettissimo. Allora, c'è quell'energia molto gaudente che possiamo fare. Posso fare poche stop alla ricerca di una Ultra Ball. Tre energie ho buttato, incredibile. Incredibile. Mary. Cioè, non ci credo, tre energie. Zio povero. Non esce lo switch. Non esce lo switch. Facciamo Evo di Roma. Ci prendiamo Arceus e godiamo così. Allora, questo si evolve. Astronascita. Ci prendiamo una fune. E in base a quello che esce con la fune decido se mettere Drapion o meno. Poi mi serve il Vuastro, che non c'è, perché uno l'ho buttato e l'altro è nei premi. Quindi prendo l'amo, oppure mi gioco la partita con questi due e poi spero di fare dei premi. Santa Barbara. Mi servirebbe anche un aiuto. E potrei prendere un'altra Mary, una ricerca. L'amo è forte, ma non ce l'avrei subito in mano. Il tempo scorre e anzianzietta, prendiamo ricerca. Facciamo così, facciamo così. Fune della figa. Ci metterà sicuramente un altro Genesect. Ok. Gli potrei fare anche KO con Drapion. Però gli si fa 180 con Arceus. Ce lo teniamo buono così. 1, 2 e 3. Tanto le acciaio in mano de ce l'ho a non finire. E ce lo teniamo così e vediamo che cosa succede. Lui può farci il KO su Arceus. Io penso di no attualmente. Ha già buttato via. Ok. Molto paurosa la cosa. Aveva già fatto, mi sembra, due compresse. Perfetto. Pesca un bot. Smart Rotom. Gliene pesca ancora di Genesect? Direi di sì. Vai. Vai Arturo, vai Arturo! Ultra Ball. Perché ha fatto Smart Rotom se poi fai la Ultra Ball? Oricorio con le goccioline scintillanti.
Io me. Se ne pesca ancora. Veloce, bol. Penso che nello Smart Rotom non avesse trovato niente che gli interessasse, però. Ok. Veloce, bol. Scarta Mew. Genesect ancora. E direi che come fine... Scambiatore incrociato? Merda su Drapion. Merda su Drapion, guardalo lì. Guardalo lì, un 2-10 secco. Merdone. Anzi, 2-20. Va bene, va bene. Ti ho regalato questo. Ti ho regalato questo. Ora, io devo fare due premi. Devo fare due premi. E li butto su Genesect, sperando di trovare il Gudra Vuastro adesso. Se non lo trovo adesso, ho perso. Ti prego. Uno. Bada come si gode. Basta che non mi fa un altro boss lì, perché sennò per davvero vengo da Arturo sbombardato nel viso, eh. Doppia dietro. Lo evolve. Volendo, Drapion potrebbe ritornare con con l'amo. Però è il caso di metterlo. Io prima non lo volevo buttare perché avrei dovuto fare ricerca accademica. Ho detto vabbè, lo benciamo. Poi ci ha fatto un boss maestoso. Ultra palla. Lui non ha tirato fuori Meloetta. Gioca solo di Genesect. Ritira gratis e attacca. Ora, per dire, Sevori poteva essere interessante. Lui ci fa 2-10. Tecno sbombo. 2,50, giusto. Allora, io faccio un bel Pokégear. Boss ordine. Non lo prendo perché voglio praticamente ritirare Arceus. Mettermi Gudra. Mettere il V-Star. E fare ricerca accademica. Vai, Rocco. Allora, il ghiacciolo interessante. Vai così, ferro rotoloso. 200 danni che diventano 180 per colpa di Oricorio. Lui adesso sicuro, cioè ora lo ritira. Io mi faccio 2,10 meno 80, curandolo di 30 e usando qualche ghiacciolo forte. C'ho il boss su quello dietro ed è molto forte così. 110 forte. Cioè gli levo praticamente un botto. Sghiaccioliamolo. Perfetto. Facciamo anche una caverna. Ok, manca 60. Fortissimo. Vai sghiaccio. Vai sghiaccioliamolo. Va bene, ha fatto il suo. Ha fatto il suo, signori. Ha fatto il suo. Il riso si è cotto. Vai, ferro rotoloso. 180, doppio hit. Dacci 3 premi. 1. 2, Melania. 3, la U. Avevo tutte le Ultra Ball nei premi, incredibile. Ecco perché è un usciano. Mary. Va bene, questa Mary ci sta perché se mi dà l'amo so con cosa uscire dopo. Però due Ultra Ball e una Velox sotto, incredibile. Non ci esce. Sbocco degli amici. Cosa prende? Petra e Selina. Pensavo un boss su Arceus. Tanto lui aspetta. Lui potrebbe fare con Mew un attacco su Arceus usando l'attacco di Oricorio, ma preferisce fare 110. Allora, mi curo di 30. Questa cosa è molto disturbante per lui. Prendiamo Mary, o meglio, non faccio... Prendo Melania, così la metto sotto. E mi faccio una bella Mary gustavevole. Questa si mette di qua. Così nel caso dovessi fare un attacco un po', si può fare. Oh, ano normale. Ano normale. Si mette anche l'amuleto di qua. Ano normale. Mi rimischio. Solo Drapion. Glielo faccio vedere perché, signori, e te lo fo vedere adesso. Te lo fo vedere. Ferro rotoloso.
180. Se lui mi rifà 110, sti grandissimi K. Con cosa attacchi adesso? Deve mettere Mew V e levarsi di culo. Se ti levi di culo, ti faccio KO qualsiasi cosa. Quindi direi che la partita è quasi finita. Selina. Perfetto, bada e goduria. E si gode. Signori, questo video può finire qui. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti di Gudra. Mazzo molto caruccio. Noi ci si vede alla prossima, mi raccomando un mi piace qua sotto, e se siete arrivati con la visione fino a qui, commentate con Gudra me gusta. Io vi mando un saluto e un abbraccione, e che Godenzio sia con voi.